Siamo sempre ospiti di qualcuno. No, no, sì. Allora, nuovo acquisto. Se stasera poi non c'è Lemonade. Io forse abbiamo un, tra virgolette, un problema. Io c'ho, dovrebbe entrare uno nuovo, Non ci sta. ma soltanto il DLC Italia. Non Allora c'è giriamo per virtual. l'Italia. Vabbè, sì, possiamo anche viaggiare dove sono le città deposte. Sì, se c'è solo DLC Italia, magari possiamo partire dalla Sicilia e saliamo. Si può fare tranquillamente, non è un problema per me, figurati, ci mancherebbe. Ok, nuovo Mercedes per il convoglio di Pasqua. Eh sì, ora vedrai poi la grafica che ho preparato sul canale. Vabbè, ho messo qualche piccolo accorgimento per lo stream di stasera. Sì, L'hai visto quello che ho messo oggi sul canale tuo? l'ho visto. Bene. Lancia di conto alla rovescia così. Do il tempo magari a chi vuole partecipare al convoglio, sa che siamo online. Io lo sto, diciamo, mettendo il coso, mo ci rimetto pure dopo il Mercedes, dopo il nuovo acquisto per Mercedes, ci metto anche il link di stasera. Eh sì. Tanto poi alla Cos'è fine già l'incono condivido. per stasera? Eh? Buonasera. Che c'è? Se ce l'hai già il link per stasera che lo metto sotto anch'io sotto il mio posto, lo metti sotto il tuo doc, lo fai dopo. Ma guarda che è quello del coso, eh? È quello che ho messo su Telegram. Stasera Non l'ho verso le visto. 22, per chi vuole e può esserci, facciamo il convoglio di Pasqua insieme all'amico Dub Logistic e saremo sul suo canale Discord, HTTP, Discord, eccetera. Ah, ok, guardavo che c'era quello della diretta per vederla, No, intendo. no, quello non ce l'ho Ah, ok. La diretta la sto facendo io al momento sul ancora. No, canale Twitch. più che altro tu ce l'hai il canale de disco de Twitch de Dub? Matte? No. Se Dub io Logistica. passo a Dub Logistica. Dub Logistica 1, non ti Ah, puoi uno allora. sbagliare, eh sì. Pure Ok. sei solo essere primo. Perché avevo creato un precedente account, solo che su Twitch quando lo cancelli è come se rimanesse ancora Certo. occupato quel nickname. È per questo che ho dovuto mettere Certo, l'uno. certo. Io un po' perché non mannava, un po' perché ho voluto farlo apposta, ma c'ho un account PC e uno cellulare. Ah. Eh beh sì, è comodo pure quando non ti funziona Discord su PC. Ciao! Voilà, buonasera. Beh, Buonasera. ci siamo. Il posto mi sono scordato di mettere i tag. Ma nel mio server qua mettete pure i link vostri, senza problemi. Ci Sì? facciamo un po' di pubblicità, un po' tutti quanti. Dobbiamo. No, no, sì. Con Che questi gambacci qua. Giovanni con Fabrizio, Giovanni e Matteo. Bello. Ah, sì. Ok, Fabrizio, Giovanni, Matteo. Ok. Ah no, mi sono scordato che mo ma però dovrebbe entrare pure quell'altro. Io gli avevo detto per 6:10, però vabbè. Eh beh, non è un problema, seppure aspettiamo qualche Vabbè. minuto. No, sì, siccome è nuovo non so manco. Io lo posto sul tag, poi se entra entra, se no Eh sì. amen. Io gli ho dato tutto, link, quello che gli pare, se vuole entrare entra. Cioè tutto, io gli ho dato.
gli ho dato tutte le possibilità per venire a fare il convoglio stasera. Eccoci per qua. Eh sì, comunque chi vuole partecipare è libero, tanto è gratis, non si paga. No, però noi, però fa, mi fa piacere per te e fa piacere anche per me. Vabbè, diciamo sì, che ci divertiamo, sì, con, non siamo sempre gli stessi, ma alla fine, vuoi dire... No, più che altro perché a noi più che altro serve per fare diciamo tra virgolette gruppo. Sì. E a te serve perché c'è il canale. Sì, vabbè, voi fate, diciamo che un po' tutti quanti noi facciamo amalgama. Si fa un però, po' di. Sì, siccome però abbiamo iniziato con due giorni a settimana. Purtroppo a noi gruppo, come gruppo ci serve, al di là del fatto che stiamo tutti i giorni su Telegram insieme a chiacchierare, a noi ci serve di fare chilometri insieme, dai. Eh sì, diciamo condividere un po' di passione certo. Per la guida. Sì, pensa che questo è l'unico simulatore che a me piace. Sì, ma c'è pure American Truck che è anche... No, che palle! Raga, c'è un modo per disattivare? Perché vedo doppia freccia io. Che vuol dire doppia freccia? Vuol dire che vedo... Ora rimando la foto, vedo doppia freccia. Hai le frecce d'emergenza, vedi? No, la freccia del mouse! Ah, allora aspetta, tasto destro. Che vuol dire tasto destro? Non fa nulla. Quella bianca e quella gialla. No, quella bianca e quella bianca. Ah no, allora non lo so. Credo che fosse quella del tab. No, quello prima di entrare. Guarda, ti faccio vedere. E allora prova come se volessi togliere quella del tab. L'ho fatto. No, non fa nulla. Devo riavviare il gioco. Aspettate un attimo. Ok, vai. Ma tranquillo. Io comunque sono. Sono a Lussemburgo. Ma anch'io, ho lasciato ieri dove ero ieri. Con il Mercedes fatto apposta per Pasqua. Ah, c'è cioè il Mercedes. Un piazzo di cessa, cioè. Piazzo di cessa. O Mercedes. Un 8x4. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Scusami se è poco. Asse 8x4 e... con lo skin e quella dei Grizzly. 8x4 fa 32. Sì. E allora la somma che fa il totale. No, io voglio pigliare il Renault nuovo quando esce. Lo so, tutti lo vogliamo il no. Però lui il Renault nuovo devi aspettare che poter mettere la 1.40. La 1.40. Eh sì, tutti lo vogliono, ma nessuno lo può avere ancora. No. Quelli della 1.40 ci stanno. Quelli che c'hanno l'1.40 ci stanno a sbavare vedendolo al concessionario. Ma non è disponibile nemmeno per chi ha la 1.40? No, per la 1.40 ce l'hanno al concessionario Renault davanti al concessionario Renault coperto. Sa che palle, io sarei lì, sarei da scendere dal camion e sbirciare sotto il telo. Ma se infatti vai, se vai a vedere tutti quanti su Eurotrash c'hanno a foto con Renault coperto, Ne ho viste una marea di foto con Renault coperto. Addirittura aveva fatto una foto col vecchio Renault che baciava quello nuovo. Vabbè. Si danno il bacetto. Sì, si danno il bacio. Oh, stasera mi fa entrare subito, non c'ho nessuno in coda. E stranamente io non sono riuscito a rientrare subito, lo sto riavviando. Vediamo un po'. Perché non c'era nessuno in coda. Ah, 5 in coda. Vediamo un po'. Perché si era bloccato. Cazzo! Mo piove, forse mi fa entrare, forse. Vediamo un po'. No. La famosa nuvoletta di Fantozzi, cioè. Scusami, un po', per favore. Allora siamo i coso
E Philip, mettecelo così può darti che si sveglia. Però siamo io, te e Barba. Non intendo proprio il nome di Philip. Ah, il mio è Fabrizio Petralia. Raga, io da sono a Lussemburgo, però devo andare un attimo. Barba Bianca è Giovanni. Giovanni. E Matteo è Matteo. Ah no, c'è Fabrizio. Eh sì. Giovanni. Cosa è Rocky Purreca? È casino. Sì. E poi c'è Fabrizio D'Ambrosio. D'Ambrosio, vabbè sì. Fabrizio è la stessa cosa. No, perché lo deve cercare su la tag. Fabrizio. No, no, pensavo che ti voleva chiamare per nome. No, poi c'è Claudio, ovviamente. C'è un problema. Hey, Claudio metti lo c'è un problem. What's the problem? What's the problem? Che io veramente sto nel giro per la città. Però in alto c'è scritto autenticazione. Identica pure io mi trovo in questa situazione. Tutto anche io. Ah. Cambiamo server, andiamo sul 2 per. Mezza che andiamo sul 2, va. Che potesse questo sta in blocco, c'ha dei problemi. Fammi chiudere. Guarda, allora. Noi normalmente, ti dico la verità, Fabrizio. Noi andiamo normalmente sul 2 perché dà meno problemi. Effettivamente, considerando pure insomma sta cosa che qua ogni tanto il primo va in blocco, non si capisce niente. Ma come vai? Vai pure più che altro per il bordello che c'è sulla Calais Duisburg. Lei è un porca c'è la troda. Io l'uno lo odio. Io no, a me piace perché trovo tanta gente, mi piace. Ha capito, Giovanni, ma se tu è sabato mattina ti metti verso le 10 su sta tratta che ti ho detto, non c'è il bordello. De più fai, cioè, un trattino ogni mezz'ora. Una marea di traffico. Buone notizie, sul server 2 sono entrato liscio come l'olio. Quindi evidentemente il server 1 sta veramente è compresso, è troppo compresso. È inguaiato. Ma ce n'hanno 3000 e passi. Ma solitamente è molto molto più pieno di di utenti. Invece c'erano 3500. Si vede che forse infatti, c'è un problema di server. Infatti nel 2 sono 1007. Ok. Infatti mo va pure più veloce a caricare. Sì. Io sto a caricare. Io qui ho visto che non c'è un cazzo di benzinaia, sicché io farò benzina per strada sempre se ci arrivo. Sempre perché non te compri il garage, vero? No, ce l'ho il garage. No, qui sì, ma no, devi no, qui, no, qui, no, qui allo SV non ce l'ho nemmeno il garage. Ah, vedi? No, ma io i garage ce n'ho 3 o 4 di garage. Diesel traffic. Che bello, non posso entrare. Perché? Aspetta un attimo. Dice che la connessione è troppo instabile. Madonna, ora mi fa bestemmia sto gioco, eh. Possibile che per entrare in un cazzo di gioco devi bestemmia così? Ma secondo me sui server stranamente che stasera chissà quando. Oh, vedi che c'è Marco. No, ci sono. Sul chat. Ottimo. Ciao Marco. Uè Marco. Allora. Marco. Marco, sì. Ciao Marco. 871. Sì. Sta su Twitch ci sta messaggiando. Sì. No, non mi ricordavo Marco, stavo facendo remember. Poverino. Povero Marco. Ci sono due Marco. Ce ne sono due detto... Marco. Ho detto, sì, quello dell'angolo del sumatore, ok. Esatto, bravo. Quello in effetti è colui che crea i tutorial, che insomma crea contenuti sul canale. Ah, no, ho visto. Infatti ho visto anche sul tutorial per fare le tratte. Sì. Follow.
No, no, Trackbook, l'altro, non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo. Hello my friend, do you copy me? Over? Yep. Euro. Have a nice trip, my friend. Ok, forse riesco a entrare. Connessione stabile. Io non vi faccio i cosi, i convogli su Trackbook, perché ogni tanto danno problemi, però lo faccio io. No, mi vedi, Fabrizio? Vediamo un po'. Di avviare Trackbook. No, io vedo Matteo. Vabbè, ragazzi. Oh cazzo, sono spawnato in mezzo alla strada e nulla io. Bravo. Ti sei spawnato. Sono spawnato da mezzo alla strada e davanti mi stava venendo un camion addosso. Caspita. Comunque vi vedo, però non so dove siete. Io sono dove qualche siete? Volta dal meccanico. Una volta di queste faremo scuola guida per i rimorchi personalizzati, sì. Quelli con le skin. Sì. Marco, in questo momento stiamo ancora, ci stiamo riscaldando un po' le gomme qua, in attesa di vedere dove dobbiamo far rotolare le nostre gomme qua. E vedi, come sì. Vedi, adesso stiamo facendo un po' di giri qua nel piazzale del meccanico. Voi? Sì. Siamo dal meccanico. No, è garage, siamo dall'officina. All'officina qua, giusto. Apposta dall'officina. Sì, siamo all'officina. Aspetta, allora arrivo pure io, va. Dove c'è il Volvo? Ok, sì. No, arrivo pure io perché stavo al garage. Giochi in casa allora stasera, mi sa, visto che è Volvo per Volvo. No, mi pare che c'ha pure Matteo, c'ha la Mercedes, no? Ah, Mercedes, ottimo. Io pure ieri c'avevo il Volvo. E mo so torto. Aiaia. Sì, abbiamo io e Matteo abbiamo, ci siamo fatti il Mercedes per Pasqua, per convoglio di Pasqua. Ah, il regalo di Pasqua vi siete fatti. Sì. Una cosa economica, diciamo così, 300.000 euro di carro, cosa vuoi che sia? Tutto assettato, il mio era 340. Alla faccia del bicarbonato di sopra. Beh, io ho messo un po' di così, no? No, io il camion che ho pagato di più è stato, mi sa, il Volvo ho pagato. Guardalo. 400.000 ho pagato io. Tanto per fare skin è The Default. Ah, però, bello. Facciamolo vedere agli amici di Twitch qua. Sì. Questo, oh bello, bello, riesco a vedere quello di Matteo. Ah, figo, bello. Bella sta livrea qua, sto disegno. Grazie. Il leone. No, è Grizzly. Ah, è Grizzly, è grizzo allora, sì. non è fine, insomma. È un po' è tamarro. È ignorante proprio. Vai, dove si va, ragazzi? Allora, scusate, ma tanto devo fare ancora la foto. Ah, giusto, allora mettiamoci in posizione. Ya. Ya? Ya? Tanto tu ce l'hai tutti i cosi, i DLC. Vero, Dab? Io sì, vabbè, ma ho messo questa skin semplice per... No, te volevo dire, perché se tu fai la cosa, fai la foto, e poi ce la mandi... Ah, no, forse sì. Non so se... Ti viene bene fare la foto che sei in live? Fatela voi, tanto io c'ho il camion semplice. Vai, fa noi, dai. No, era per perché io per esempio la faccio io. Non ma questo è cazzo. Questo è cacchio vuole? Vuole fare la foto. Vuole fare la foto pure lui! Fabri. Ah, te sei. Ah, ok, no. Sì. Vabbè. No, ho sbagliato. No, che io sono sempre lo stesso, sempre quello con lo streamline. No, te non è quello vecchia scuola. Aspetta, mi devo avvicinare a lui. Vabbè, facciamogli fare la foto pure a S-Brothers. A brother. Vai, bro.
Vai bro. Allora, dicevo che allora dovrebbe farla Matteo. Sì. Compiere capo a Matteo, così se vede la tua e poi me la mangi o amico. Vedi. Vabbè, si può vedere tutti si vede, perché tanto con la modalità. No, perché lui c'ha il DLC che io non ho visto. Che quello DLC c'hai? È Italia. Ah, Italia, e quello ce l'ho anch'io. Italia, allora, o la fate te o la fa Matteo, io non ce l'ho. Se mai Fabri, ce la fai a metterti più vicino? So che c'è una striscia, almeno siamo tutti vicini vicini. Vuoi che mi metta dall'altra parte? No, allora, no, sì. Vicino a me proprio, sì. Ok, allora mo mi avvicino. Rosso per rosso. Rosso Malpelo. No, dovrebbe spostarsi perché se sto qua in mezzo alle balle portate. No, ma ah. Forse no, no, forse non dà noia. Ma pure che io... facciamo... Ma come io mi sto avvicino a bro? Fa vedere. Entra nella modalità foto. No, no, non dà noia. Sì, la faccio io, ma wow. Non dà noia. No, era ragione, sono bella anche. Va bene? Sì, aspetta. Mi sono messo vicino a bro. Ho visto, ho visto. Fate cheese. Ok. Però non fate come Claudio. Ricordatevi di mettere su Facebook oppure di mandarmi. Aspetta, faccio l'ultima da un'altra prospettiva. Vai! Vai! Dove andiamo? Allora, apriamo. Ah no, è Dab che ci deve dire dove mannare. No vabbè, io siccome ho già scelto ieri tocca un altro, quindi facciamo scegliere al nuovo arrivato. Ti dico bene, aspetta. Nuovo arrivato ancora c'è. Però ti sto dicendo che noi ci abbiamo tutti virtual. Se tu ci dici dove trovi, noi ce lo facciamo. Ok, allora vogliamo fare. Allora. Da Lussemburgo. Guarda un po' tu. Vediamo. Allora, io guardo più o meno le zone. Se parte comunque da Lussemburgo. Sì. Madonna, che viaggio di merda ci sono da Lussemburgo, però raga. Lussemburgo ci dici l'azienda. Allora. Dunque, questo sono. Allora. Uno da come ieri. Sì. Chi è che deve andare a letto da presto? Io no. Presto. Ma sono fa le 2, le 3. No, vabbè. Dico un paio d'ore chi è che porta? Ah, sì, quello sì. Un paio di ore. Ma sono al lavoro, quindi non ho problemi. Ok. Ah, okay. Un paio di vogliamo fare meno di 2000 km. Facciamo 1000, tipo 1800. Un pochettino sopra, un pochettino sopra. Allora, io ne ho trovato uno giusto 2047 km, va in Romania. Bravo. Bello, questo mi piace. Questo mi piace. Brazo. Brazo. Aspetta. Forse non ce l'ho io la Romania. Non ce l'ha lui la Romania. Però aspetta, vediamo se ve lo dico subito se ce l'ho che non mi ricordo. Basta vedere nella mappa se ce l'hai grigia. Non ce l'hai. Ciao. Dov'è la Romania? Sotto l'Ungheria, come te lo dico. Dai ragazzi, un po' di geografia. Fai una cosa, scegli tu, visto che magari hai meno DLC, così ci adattiamo noi. No, a me mi manca solo quello del mare del nord e dell'est, poi c'ho tutto. Ciao Limonata. Siamo in server 2 in questo momento, simulator 2, perché abbiamo riscontrato difficoltà ad entrare nel primo. Scegli vai, Matteo, scegliete il viaggio, dai. No, uguale, per me cambia niente. Ok, allora ti aspettiamo. In attesa stiamo vedendo allora, dove possiamo andare. Trovane un altro, va. Romania no. Quello allora. Subito sotto. Per l'Italia. Va bene. Per Firenze. Oh, Firenze. Andiamo a casa mia? Invito. Ti invito. Okay. Allora, ragazzi. Allora, dici la ditta a De Lussemburgo. Intanto allo virtual. Allora. Fabri? Allora, LKV è qui da Lussemburgo.
Firenze, Scania. Firenze, Scania. No, Scania c'è. Cioè... Costruzioni, la costruzione mi pare che sta nei pressi del concessionario, se mi fa portare il carico lì. Sì, ma qual è la ditta? A me c'è scritto Scania. No, Scania non è il carico. Scania è il carico. No, a me c'è scritto Scania. C'è proprio scritto Scania. Guarda, se tu vai nella live vedi stesso tu. Aspetta. Mi tolgo un attimo questo e ti faccio vedere. Allora, uno. Ora ti faccio vedere. Eccolo qua, batterie per camion Scania. Aspetta un attimo che ce la so. Sì, ma mo non l'ho vista. Ah, sì, l'ho vista. C'è ragione. Bel problema. Perché non allora. Ci sa? Però lì ci sarà. Vabbè, arrivati a Firenze comunque, voglio dire. Sì, vabbè, va bene, prendiamo un'azienda che c'è a casa a Firenze, tanto Firenze è piccola. Io piglio la costruzzi, basta, capito? Vai, okay. Prendiamo, noi prendiamo tutti costruzioni, basta. Che porti? Ok, andiamo. Batterie per camion. Come cazzo si scrive? Battery, qualcosa del genere. Track battery. Sta arrivando anche Lemonade, che stasera si chiama Pochi. Ha ricambiato nome. Sì, infatti l'ha scritto nella chat. Ok. A me non me l'ha. Aspetta. Devo rifarlo da capo, aspetta un attimo. Vai tranquillo. Ma da pure io. Non so perché, ma ogni tanto mi dice che la codifica. Infatti. Cioè, ogni tanto muovete per evitare di essere kickati. Quello è dopo 2 minuti di inattività il server ci scalcia. Lussemburgo. Abbiamo detto che era Bullock. Invece a Firenze la costruzione in basso. Aggiungi carico. Salvare la bus. Fai il salvato, vai. Track. Carica. Ricarica e arrivo. 1:30. No. 1:30. 9. 102. Aggiungi cargo. Salvato. Ok. Ora. Ricarichiamo. Salvataggio rapido. Nuova acquisita di quella che sei. Bello. Fai bello, figa merce. Personalmente, se il camion era mio e Mercedes, sì, te lo dico, io l'avrei riempito di più. Un po' di fari in più anche io li avrei messo, un po' di led laterali. Sì. Un po' più luminoso. Davanti mi sono dimenticato di metterli, basta. Ah, non è che gli hai finito i soldi, no? No. Ok, io c'ho il carico, nel senso la destinazione l'ho preso. Okay. Devo andare solo in azienda. E io sto arrivando. Allora, ma il nostro amico è andato via? Sì, è andato via. Mi stava simpatico. Firenze. Ok. Sono pronto pure io. Vogliamo andare a prendere il carico? Sì, sì. Poi magari torniamo qui e vediamo se l'amica ci raggiunge. Che nel frattempo la vedo ancora ferma dove era. Vai, vai. Oh, vai, Barba. Vai. Sei matto.
Se Matteo no. No! Vabbè. C'era rosso. Tanto paga che la voce. A sinistra. Cosa è successo? Un trenino? Sì, ma qua. Sì. Dai, tranquillo, dopo prendi il carico e fixi, dai. Tutto gratis. Danneggiato. Occhio che freno che c'è rosso. Sì, sì. No, ma dopo la curva non me ne sono accorto che eri fermo, così che ho girato e ti ho visto fermo. Ho detto, cazzo. Sembrava che stesse laggando. Si sta... Mi state a mettere i sordini da parte per Imperia? Sinceramente no. Io per ora non mi sento ancora attirato, sinceramente. Prepararsi a voltare a sinistra. Io volevo finire la mappa al 100% in realtà, prima di comprarmi un altro DLC. A sinistra. Quello che vorrei fare pure io. Io vedo un attimino difficile. Bisogna... Se ci mettiamo d'impegno, può darci pure che ci riusciamo. Beh, probabile. Fine del viaggio. Raga, però organizziamoci, prendiamolo uno alla volta il carico. Ecco, appunto. Perché non ti piace. No, ti ricordi che si come funziona con me? Lo so che to metto uno sopra l'altro. Che si accavallano e diventa irreale, sì. Capito? Sì, che diventa veramente ti fa danno. Sì. Ho capito. Non è tanto. Sì, dovrebbe essere di fronte alla dove c'è il cantiere, lo Scania, sì. C'è un cantiere, se non ricordo male, lì. Vediamo adesso. Bene. Mi hai copiato allora, o sei stata ispirata qua, eh? Lo Scania è un bel mezzo, dai. Ti divertirai sicuramente stasera. Io ho preso. Chi manca? Vado a prenderlo io. Ok. Aspettiamo pure un attimo che arriva Lemonade, che adesso si chiama Pochi, così... Vediamo se lei arriva già con il carico pronto. Però mi ha fatto capire che ha individuato qualcosa per il cantiere di fronte il concessionario Scania di Firenze. E voi sapete, no? Se io faccio un altro diciamo tra virgolette account, no, tra un altro profilo. Mettiamoci al lavoro. Ma profilo di cosa? Di ETS o di Steam? Di ETS. Okay. Ma le mod in single player rimangono quelle? In teoria sì. No, le puoi scegliere te quale attivare. Puoi scegliere te quale attivarle. Lo so, pure su questo scelgo quale attivare. Però... Voi siete dentro, io pensavo che... volevo chiedere solo se devo riscaricare le mod che già c'ho. No, perché sono del tuo gioco, diciamo, è ovvio. Ok. Poi, diciamo, scusa. Perfetto, perché volevo... Tipo l'Iveco di 1000 anni fa, per esempio. Non scassavo cazzo. Ragazzi, ricordiamoci che c'è una donna, almeno questa. Io stavo a parlare di profili, No, io ce l'ho con quello davanti a me. Allora vedi che sei te. Va a finire... A fine che poi dopo lei si scandalizza e dice: ma guarda un po' questi giovincelli qua. Vedi che mi sono dimenticato di vedere quanto costava la crona. Allora, ragazzi, facciamo andare davanti la donna e noi la seguiamo? Lei c'ha un stesso carico? Sì, lei in effetti, da come ho capito, deve scaricare al cantiere di fronte il concessionario Scania a Firenze, quindi è lì. Ah, ok. Lei mi ha chiesto di no, quindi vabbè. Allora vado io avanti, dai. Poi magari strada facendo ci atterniamo un pochettino. Per me chiunque va avanti andasse. E allora chi è l'ultimo che è entrato qua? A lui il piacere. Giusto. Chi è l'ultimo? Vai, Matteo.
Vai Matteo. No, sono stato il primo io. Sono stato il primo a entrare io. Vabbè, ma no, se no voglio io, eh. Vai tu, vai. Che... Ah, e tu sei il paesano, giusto? Firenze ci vuole il fiorentino, vai. Allora devi andare a te, Giova. Giova, vai. A te l'onore di aprire le danze stasera. Vai, Giova. Io chiudo la fila come al solito. Fermiamoci al semaforo, va. Ma vaffanculo, Giova. Se fermi al semaforo non mi fai. Ah, scarica la Scania. Ottimo. Anche lei scarica alla Scania. Perfetto. Noi che ci abbiamo sul virtual non c'hai. Sì, davvero. Non parlo russo, mi spiace. Shut up, Ruski. Shut up. Ma Mike ti putte io sono battuto io col pastevo fine. No, Norski. Ruski e Mike non c'è rosso semaforo. Io ero russo. Have a nice trip, my friend. Bye bye. Voltando. Bye bye, man. Momenti lo vi, Barba. Sì, infatti. Il rosso. Stavolta mi ha fregato. Voltare a sinistra. E basta questo coso. Questo bar. No, mi ha preso tra l'altro. Can you report this idiot? Vidi раз на хуй мута. No, no. Report. Not you. Breaking the channel. Report. Basta che dici break. A break. Teoricamente chi conosce il linguaggio radio dovrebbe dire come in break over. State zit. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Ma dovete già passato il semaforo. Uscire adesso. Noi stiamo già qui a per girare per entrare dentro a all'autostrada. Ah raga, io ve lo dico. Oh cazzo. Io entro 8 km devo trovare un benzinaio. Ah, ma sei sempre nice sotto. Nice drive. E lì non c'era un benzinaio. Nice drive. Ah no. Oh. Nulla. Ci vediamo più avanti. Ok, vai, ci vediamo al benzinaio. Tenersi a sinistra e poi ho finito la benzina. Ah, ci dobbiamo spingere allora. Andare dritto. Allora. Chiedi di dirci di copyright. Andiamo. O chiedi la benzina e no, ho chiesto un po' di benzina. E allora vai. Efe. Vai. 154 km mi ha dato. Vabbè. Hai voglia. Ci arrivi. Sì, basta che non schiacci il pedale a tavoletta, l'acceleratore, dovresti farcela, in teoria. No, è qui davanti il benzinaio, tanto l'ho visto. Ah, vabbè, allora approfitto, faccio pure io il rabbucco. Io ho paura. Almeno... Spenderò 2000 euro di benzina. Cazzo. No, mica 2000, dai. 2.5, sì, dai. 2000 no, C'è un serbatoio che è grosso quanto una casa. Però intanto lui ci fa più di 4.000 km con quel serbatoio. Lo so. Come? Ne faccio 2.000 io col mio da 1.000? No, ne faccio 3.000... 3.500 di chilometri. Caspita. Il DAF è un po' più leggermente più capiente il serbatoio, se non ricordo male. Su che è un paio di migliaia di litri, mi pare il pieno. Allora. Io il DAF non ce l'ho nemmeno. Ai. Okay. Io ho il Volvo, lo Scania e questo in meno. Come voglio prendere? Il Toscania. No, il Volvo, lo Scania. Ah, avevo capito il Toscania, infatti ho detto. Bellissimo. E Toscania è una favola. Oh Fabrici, siamo andati vicino. Ho speso 1757 euro. Cacchio, hai risparmiato un bel po' di centinaia di euro. Dai, ti è andata bene. Un attimo,
Allora, quasi 1000 litri e ci faccio a serbatoio pieno sono 3905 km. Alla faccia del bicarbonato di sodio è buono. Io con sì, 600 sì. Quasi 700 quasi 1000 litri ci faccio 3000 km. Mamma mia. È il Mercedes però, eh. Ah, però. Nel senso, i valvole scala sono buono per il motore, però non hanno cazzo di serbatoio. C'hanno... Io qua c'ho 1400 litri quasi, 1399, ci faccio 4374 km. Poi se usi le ruote Michelin... Sì. No, io non ce l'ho. C'era qualcuno che ha chiesto qualcosa, che c'ha la voce molto bassa qui. Matteo. No, Matteo. Ah, sì. Sì, sì. Te dove sei, Matti? Ah, rallentiamo un po'. Sì, sì. Ne ho uno che mi sta stringendo. Sarebbe. No, non ma sono io. Ti posso dire una cosa? Se non ce la fai, se non ce la fai, dagli una botta a destra. Per dare un po' di equilibrio. Sì, allargati, nel senso, piedelo. Se non riesci, se ti schiaccia destra, troppo per se guardare, prendi di spazio. No, io freno bruscamente e lo evito così. Anche ragazzi, quello. Uscire a destra. Strada, ci vediamo più avanti. Ha sbagliato la strada. Andare sì. Dritto. Dovresti poter girare tenirsi a destra. A destra. No. Ah. È andato a dritto. Bravo pure, ha sbagliato strada per dritto. Ai, il sorpasso azzardato. Vabbè, dai. Bravo. Hai pure sbagliato salve per venirmi addosso. Ah sì. Come chi la fa l'aspetti? Anna. Era Matteo. A Matteo. Era lei. Era tenersi a sinistra. Che non so perché non te stavate. Tu a te ti sembrava che te stava stringendo. Chi c'è dietro? Ci siamo io e pochi, anzi pochi ed io. Sì, ma dietro a te ci sto sempre io, non ti preoccupare. Ah, ci stai tu, capito, fammi vedere. No, io dietro a... A me stai. Buono, fai la sua ombra. Sì, è bello che ogni tanto lui lagga, frena, capito? Oh mamma. No, laggare non tantissimo, no. Però frena. Come quando mi hai mandato in stratosfera perché sei ma quello non ho laggato lì, no. Ma praticamente il server mi ha buttato offline. Perché io non ho laggato, quello non è colpa mia, nemmeno della connessione, quello mi ha buttato offline così. È colpa del server, giustamente, lui ti fa i danni e poi è colpa del server. E beh, effettivamente è giusto. Devi dire? Il server deve pagare i danni al camion arrivato a questo punto. A tutti e due. Sì, ma c'è. No, ma stavo andando tranquillo, la connessione era perfetta. A un certo punto mi trovo offline. E lui dice: che cazzo hai fatto? Nulla, io sono offline. E lui volava in aria. Come capirete a Marco stasera. Non so se avete visto nel gruppo dei simulatori. No. In diretta stasera, in effetti, lui ha laggato e praticamente Scienzi, Marco, stava davanti col camion. Io ho visto la scena che Marco sembrava di aver frenato, poi dopo qualche secondo ho visto Scienzi che è arrivato, ha fatto 20 metri, il camion è sobbalzato e è andato a finire sulla aiuola a sinistra. No, a me mi ha fatto 400 km. Mamma mia. Quando sono riatterrato, perché sono andato così in alto e quando sono atterrato stavo a 300 km. A parte ci sapeva un carico molto leggero, eh? Sì, a Fregna ero 61 tonnellate. Lo so. Avevamo la motrice del treno. Praticamente un casatiello avevi caricato nel rimorchio. Il casatiello, per chi non lo conoscesse, è un tipo napoletano. La mamma l'ha fatto. Poi c'è la pastiera. Io avevo
la mamma di un amico che abitava alla sanità, che la faceva senza buco, però. Ah, sì. Perché ci poteva mettere più cose. Sì, perché risparmia. La faceva pure bella, la faceva pure bella alta. Non faceva il ciambellone, diciamo così, ma la faceva come una pizza, come una crostata, per intenderci. Sì, no, e la faceva quasi di 4-5 centimetri d'altezza. Mamma mia, immagino quando lei ci metteva un pranzo intero dentro il cellulare. Primo, secondo e contorno. Sì, perché poi alcuni ci mettono anche l'uovo sodo tagliato a pezzettini. La mia mamma ci mette l'uovo sodo. Ma lei addirittura ci metteva la pasta. Ah, sì, ho capito quale faceva. Sì, sì, questi fa anche quella con gli spaghetti, la pasta, sì, sì. La pasta, il secondo il contorno. Sì, la mamma ci mette l'uovo dentro sodo e poi l'uovo di sopra sodo. Da Napoli... Che da Napoli a Viterbo non ci è arrivata. Vedi tu. Che voleva pure arrivarci, non ho capito. A massimo... in due col cacchio che ci è arrivato. Ti saranno arrivate almeno le briciole nel cartoccio, no? Almeno quelle... No, ma infatti eravamo solo io e lui. Ah, io stavo con lui, capito? Giustamente. Siamo io e lui che abbiamo fatto a finire. È complice. Sì. In queste cose qua si può essere. Poi c'è anche per esempio la pastiera. Ci sono due scuole di pensiero. Sì. Una che la fa per esempio più cremosa, e un'altra che per esempio mettono i pezzettini di pasta all'interno. Ma tu che sei napoletano, le sette strisce che stanno a significare? Sono dovrebbero essere cinque le strisce. Dovrebbero rappresentare. Dicono che sono sette. Dovrebbero rappresentare le strade principali di Napoli di quel periodo là. Visto che so che adesso siamo. Ne so un po' di più, ci avranno aggiunto qualche striscia. Sì. Pochi dovrebbero essere almeno a un chilometro da noi, perché io nel radar non li vedo, quindi saranno molto avanti. No, io ho visto Lemonade, l'ho vista nel radar. Ora no, prima l'avevo vista, infatti ora no. Perché state parecchio lontano. Aspetta, no, io pure mi appare e mi scompare, rallenta. No, mi fermo proprio, anzi, aspetta. No, ma rallenta, ti metti, a 70, che noi ti raggiungiamo un pochettino. Metti il cruise a 70. No, tanto vado a mano. A quanto siete, ragazzi, voi? 794 km io. 777. Sto andando a 40. Ottimo, così facciamo il trenino qua. 700 km più avanti di me. A quanti chilometri sei tu, invece? 860. Ah beh, sì, stiamo a un centinaio di chilometri di distanza, più o meno. Ma dopo mi è successo a me nella diretta precedente. Eccola, vedi, io la vi... è sparita. No. Da a me è comparso. Pure a me, e poi è scomparso. Però sì, è scomparso. Perché tenirsi praticamente se... sta eccola. Oltre i 700 metri la perdi, sì. Il segnale. La vedo a 5:30, 5:24. Sì, ma accelera un pochetto. Fai farle raggiungere. No, ma te almeno a 60 vaci. Ok, io già vi vedo nella mappa, quindi potete anche... Ora toccate 60. Perfetto, potete anche abbassare un po' più il piede, perché adesso ci siamo serrati. Di passo serrare. E in gergo militare significa aumentare un po' il tenersi passo. Tenersi a sinistra. E avvicinarsi. È un comando di cavalleria questo qua. No, se non ricordo male. È pure di fanteria. Ah, allora ecco, io perché ho fatto... Sono stato in cavalleria e quindi il comando così l'ho imparato e credevo che fosse un comando prettamente dei reparti di cavalleria. Mentre invece... è generico, ottimo. E anche di fanteria. Sì. E comunque niente, ho detto, il casatiello è come la pastiera, ci sono diversi pensieri, cioè diversi modi pure di prepararli. Mamma mia, vero. Perché quello con la pasta in realtà è quello che si fa a Pasquetta, in effetti
si utilizzava l'avanzo del giorno precedente. Perché non si può, era un peccato fare spreco. All'epoca parliamo pure di un periodo economicamente un po' particolarmente poco florido, e quindi si recuperava la materia che non si era riuscita a consumare il giorno prima, e si metteva nell'impasto per non perderlo. Sì, a Roma invece facevano frittate. A frittate dei maccheroni, mamma mia, e quante uova ci vogliono per farla? Mamma mia. Però ci metti pure un chilo di maccheroni. Sì, devi ovviamente. Però ci vuole la padella adatta. Maccheroni al sugo. Solitamente a Napoli, per esempio, viene soltanto cotta la pasta e poi dopo viene fritta nell'uovo, viene messa nell'uovo a fare la frittatina. Invece a Roma è la pasta avanzata del giorno prima, o si fa la pasta il giorno prima un po' di più, per esempio quando l'estate devi andare al mare, o la fa la mattina presto proprio direttamente oppure ne fa un po' di più la sera prima e la mattina mette dentro l'uovo. È una preparazione. Così poi soprattutto quando vai al mare fai le fettine e te le mangi. Raga, attenzione, non si rovinano quasi. Sì, ma infatti era un pasto tipico. Anche io, quando ero un po' più piccolino, andavo al mare e si preparava la frittatina di maccheroni, che poi è qualcosa di ultra calorico, ipercalorico. Molto leggero che insomma ti faceva stare leggermente appetito. Da noi invece dipendeva da pasta che sarà fatto al giorno prima. Perché se ci hanno fatti gli spaghetti, pure più spaghetti. Sì, ma pure col maccherone si riesce a fare. Ci vuole un po' più di uovo, però metti... Sì, ma maccheroni, penne, va bene tutto. Però li devi spezzare, li devi fare più piccolini. A me basta, piace i spaghetti, così. I spaghetti lunghi messi con l'uovo e fatto una bella frittatuna. Ma sempre di cucina finiamo a parlare? Le viene fame, ha ragione, no? Stavamo parlando... ragazzi, non si può parlare di cucina, perché ci ha bacchettato per la seconda volta. La terza volta che ci bacchetta qua, sa che... Io mentre sto guidando mangio il cordon bleu. Cazzo, penso un po' a te. Meno male che non è il telefono, almeno puoi sempre dire sto mangiando. Dai, io mangiavo prima la pastiera, vedete? Mamma mia, lasciamo stare, che la pastiera è un qualcosa di... che se io la vedo, ma magno, pastiera, ma io te magno. Ma io se mettermela davanti non rimane più. Io pure io, infatti devo chiuderla nel mobiletto. In punizione, No, lei devi sapere che si rinchiude nel mobiletto per paura che io poi la possa finire tutto in un boccone. È buona. Me ne ho fatte 4-5, lo so manco io quanti. A tu quante te ne ha fatte? 4-5, ma... E non me ne ha mandata manco una. No. Hola, benvenuto, grazie. Tenersi per il follow. A destra e poi benvenuto. Attenzione, contromano, uno in contromano. Che mi fai via i colpi. A destra. C'è uno in contromano. E chi se ne frega che sta in contromano? Ti arriva addosso. Ora ti arriva addosso. Una braccagna... Luca raga, grazie per il follow. Guarda, perché me l'hai detto, se no gli davo una fraccagnata. È meglio così, hai risparmiato di fare danni ulteriori al camion. Hai risparmiato, almeno ragazzi, stasera. Quanti chilometri siete voi? Io sono a 6.11. 6.20.
E se sì, se 120 km più o meno, siamo nei 600. Sono 670. Ah, quindi sei qua vicino. Sei dietro? Sì. Sì. 670 qua vicino, parte giù. 50 km. E 50 km di recupera su 10 minuti più o meno. Sì. Poi senza limitature, rispettando il codice della strada, che mo sei 900. Senza limitatore quando rispetti il codice della strada. Vabbè, però se rispetti il codice della tenersi strada, tenersi a sinistra e poi continuare dritto. A sinistra. Sono 90 all'ora. Ah, c'è il limitatore, ok. Andare dritto. Anch'io c'ho il limitatore. Io metto il cruiser control a seconda della velocità consentita e sì, io pure una volta ci ho provato, ma devi stare troppo attento per me. Toglie il limitatore e fai col cruiser. Ma io col G27 sul cambio ce l'ho a portata di mano i due pulsanti per incrementare e ridurre la velocità. Quindi al momento, ancora. Al momento attenzione che mi sono incastrato, Vai tranquillo, vai. Vabbè. Ah, ma hai preso il carico a collo d'oca? Sì? Il rimorchio a collo d'oca? Io l'ho scartato quello a collo d'oca, è un po' antipatico. Che collo d'oca che vorrebbe dire? È quello lì fatta Z, non è dritto, perfetto. Ma è un po' rialzato. Perché si era tanto di merda? Forse per i tipi che... le teste calde che... che girano. Ce ne stanno. Tenersi a destra e poi uscire a destra. No, ho trovato davanti che poi hanno risolto due che facevano una zig zag, vabbè. Uscire a destra. A zigo zago, certo. Ma questo che viene tutta velocità contro mano, e che è? E quello lo sono riuscito anche io a riprendere mentre andava, faceva un po' di off-road sul bordo della strada. Molto probabilmente quello che hanno bevuto non era acqua, era sostanza, mi sa, forse un po' alcolica. E alla guida uno non dovrebbe trincare. Io una volta c'avevo un affittuario rumeno. Una volta mi offre un pochettino di una grappa rumena. Allora io l'ho bevuta un goccetto, faceva così tanto alcol che poi il resto l'ho buttato nel camion, ma nel camino ha dato una vampata. Forse quello era, che... era più o meno 99% di alcol. Caspita, si vede che l'ha fatto in casa forse, perciò era così forte. No, gli era arrivato dalla Romania. Caspita, ma là le temperature l'est Europa insomma sono freddi. lui abitava in una zona di montagna. Ci sta che insomma, però poi il problema è che quando loro lì cioè fa freddo perciò non gli fa niente. Sì. Riscalda un pochetto e non gli fa niente, però quando si bevono qua loro si credono di poter reggere quello che reggono là. Ma poi sembriacano pure con dubbire. È vero sto fatto, perché mi è capitato con il Borghetti quando ero in servizio a Trieste. E ho fatto un servizio di piantonamenti e praticamente quella sera all'esterno facevo un freddo cane. Mi di portarono il Borghetto nella razione nei viveri di conforto. Ma guarda, l'ho assaggiato, è come se avessi bevuto l'acqua fresca, mi ha soltanto riscaldato e non mi ha fatto niente. A dicembre del 93, quando facevo le guardie a Viterbo con la neve al campo di volo, perché io stavo negli elicotteristi dell'esercito, allora facciamo le guardie di notte al campo di volo. Io prendevo due borghetti e andavo in giro in magliettina. Ma lì forse perché le temperature erano un po' più... meno basse. C'era la neve, tranquilla, era perché i borghetti sono potenti. Caspita.
Quando fa, ma quando fa freddo freddo, io ti parlo dei meno 10, meno 20 gradi. È vero che io non dovevo stare dentro alla guardiola. Ah, ho capito. Io ero comandante, cioè vice comandante della guardia. Ah, ho perché capito. Ero caporal maggiore, no? Come me. E allora andavo in giro a notte andavo in giro diciamo con la gibetta. Sì. Andava con la boccia sotto il braccio. La campagnola. Ah, quella è scomoda, però è mezzo potente per camminare fuori strada. La campagnola sul campo di volo è una, perché al campo di volo ti passa in mezzo agli elicotteri. Grossi, quelli grandi, no? Ah, ho capito. È l'unica campagnola. Sì, quella è piccola, si muove bene. Se no dovevi rimanere sulla strada, scendi a guardia entrante, invece di notte ne potevo andare direttamente sul campo di volo. Sì, poi col mezzo è anche più comodo, soprattutto quando fa freddo. Ma infatti l'unica cosa che mi incavolavo è quando trovavo la gente a dormire. Perché io facevo, soprattutto a quei tempi, c'era addirittura chi era più... Chi c'era da più tempo, c'era da meno tempo, tipo, tra virgolette, nonnismo, no? L'anzianità di servizio, sì, ho capito, il periodo della legge. Io la consideravo, sì, come anzianità di servizio. Perciò, a chi c'è stava da più tempo, lo mettevo in... cercavo di metterlo in turni un po' più migliori. Sì. E quelli che erano più giovani, li rimettevo in turni un po' più duri. Però... Sì. Io con tutti quanti mi incavolavo quando li trovavo a dormire. A me è capitato una volta che addirittura sono entrato di soppiatto, gli ho tolto il come si dice? Il tromboncino d'allarma. No, gli ho tolto proprio tutto il fucile. Caspita. Io ho lasciato lì la guardia sotto e poi l'ho frullato da... Siccome per fortuna sua c'era l'erba alta a 2 metri, l'ho frullato da sopra la carretta fino a per terra. Sa miseria, ma rischiavo un processo. No, lascia perdere che quello poi l'ha fatto. Andare dritto. Ah. Perché il giorno dopo, quando si è svegliato, gli ho detto: guarda, domani sei consegnato. Mamma mia. No, poi rischiavo pure il processo. E mi sono fatto mandare. E mi sono fatto mandare la guardia di riserva. Perché quando non è affidabile, sì, io sono cose delicate quelle. L'ho mandato sotto processo, però in quella notte mi sono fatto mandare una guardia di riserva. Gli hai fatto fare il processino, diciamo, dal comandante di compagnia, per intenderci, no, al davanti alla corte militare, per farti capire. Quella di compagnia, sì. Sì, sì, è il processino, diciamo, sì, al rapporto, in effetti. Ha preso i giorni dei rigori. Ma quello è grave, quello che ha fatto. I militari di leva, lì c'erano ancora i militari di leva, contava molto i giorni dei rigori, perché poi, oltre ai 365 giorni, si devono fare i giorni in più. Sì, sul foglio matricolare poi risultano, se deve fare i concorsi era un problema. Era un militare di leva, non è che gli pregava quello, gli pregava il fatto che lui doveva stare, mettiamo 5 giorni in punizione, perciò non poteva andare in libera uscita. E in più, oltre i 365 giorni, doveva fare altri 5 giorni. Sì. Doveva scontare i giorni di rigore, sì, perché quello poi la cosa... Sì, no, i giorni di rigore come punizione li scontava in quel momento. Però gli venivano aggiunti 5 giorni ai 365 denari. Da dover poi completare, sì, da fare in più. Sì, sì. Ma queste l'irresponsabilità un po' come c'è un po' su tutti i campi, sui posti di lavoro, dove ti trovi una persona che... prende il lavoro sotto gamba perché magari o è pigro, perché vuole magari mostrarsi più furbo, quando poi il furbo è fesso, bisogna essere intelligenti più che furbi. Ci sono dappertutto purtroppo questi personaggi e io da questi ho sempre mantenuto le distanze. No. Perché
A me mi stai bene che t'hanno hanno che te hanno chi è? Ho ribaltato, ho sbagliato a schiacciare, ho fatto salvataggio rapido. E io capisco che loro ce li non ci volevano venire, ce l'hanno mandati per forza, ma mo ormai ci stai, è quello che te pare, cioè devi farlo, no? Teoricamente dove avrebbe dovuto funzionare così. Il problema è che purtroppo non tutti volevano sottostare a una certa disciplina, perché parliamoci chiaramente, quella era anche una forma di disciplina. Da premettere che però io nonostante fossi graduato, non mi sono mai permesso di mettere in difficoltà nessuno, cioè tant'è che io spesso mi sono sempre seduto in mensa a pranzare con i militari di leva, perché io quando ho vinto il concorso per il VFB c'era ancora la leva agli inizi del 2001 e allora siccome ho visto come sono stato trattato dai caporali addestratori in maniera diciamo non così particolarmente positiva e buona, non mi sono comportato non bene con gli altri e quindi ho cercato di essere di rispettare la persona, io in primis quale graduato e poi diciamo con il soldato semplice, ma alla fine vestivamo tutti un'unica uniforme, per cui il grado è relativo, è solo una responsabilità in più che c'hai. Sì, ma a me ecco, sì, era soltanto che io gli ho sempre, pure quando facevo il turno in camerata, io gli ho sempre detto: se non mi fate problemi, se non mi fate problemi, io problemi non ve ne faccio. Anzi, soprattutto per le adunate, per contrappello, erano imparati che se ne mi facevano fa, soprattutto quelli che stavano per congedarsi, se mi facevano fare un contrappello tranquillo, io gli dicevo soltanto potevano stare pure dentro il letto, in branda, sì. Loro addirittura li vedevo, guardavo, spostavo un po' la coperta, sbattevo e lui, ciao. Sì, pure io quando facevo il sergente di giornata, il sottufficiale di giornata, sì, questa sì. Era il contrappello, vedevo pure io tranquillamente, pure con la luce spenta, con la torcia piccolina, controllavo pure io e me ne andavo, che è inutile accendere la luce, alzare la voce, però, però aspetta, quando capitava qualcuno che non era proprio degli ultimi, che buttava appena qualcuno tirava fuori la testa dalla cameretta, vedevi stivali volagli addosso, capito? Sì, perché doveva essere tutto preciso. Sì, vabbè, diciamo che la disciplina, poi ci sono metodi e metodi, però ho capito il senso del tuo discorso. Sì, che a me io facevo un contrappello tranquillo, perciò loro potevano tranquillamente starsene a dormire. Sì, basta sì. Che erano presenti, controllavo solo la presenza. Anche in atteggiamento non formale, parlando in gergo. No, ma pure io sono sempre stato tranquillo, ma a prescindere, perché sinceramente il fatto pure di dare del lei, un saluto, cosa, ci sta pure la formalità, però il Venirsi fatto è che quando tu hai a che fare con delle persone e vuoi che queste persone possano rendere al meglio, tu non puoi mantenere il distacco e dare del lei, tutte queste cose qua, ma dare del tu, dare una pacca sulla spalla, perché si sentono come componenti di una squadra. Sì, io almeno così ho sempre riscontrato ottimi risultati. Essendo UFP ho fatto 3 anni, poi non sono passato sergente e sono andato a casa. Però siccome ho fatto 3 anni, ho visto tre intere scaglioni, cioè due, 36 scaglioni. Sì, perciò ecco. Dopo un po'
Io stavo nel, ho visto dal primo 92 tenersi fino a sinistra al 12°95. Ah, beh, tu sì, tu hai vissuto di più la leva. Io un po' meno, perché io sono arrivato al reggimento che era il mese di ottobre, e la leva dopo 2 mesi, a dicembre, ci sono stati gli ultimi che si sono congedati. No, perché io addirittura io sono andato a 17 anni e mezzo, perché ero ho fatto una domanda volontaria. Ah, ok. Beh, che a me, anzi io ero a Roma, no? Abitavo a Roma in quel tempo. E sono andato in caserma qui a Viterbo. E una volta mia mamma mi chiama perché era arrivata la cartolina dei 3 giorni. Io prendo un 24 ore che ce li avevo, essendo abitando qua vicino, non me li contavano nemmeno. E vado un lunedì, vado a Viale Giulio Cesare e mi in divisa gli faccio. E porta a cosina. C'è qualcosa che non va. Mi fa, ma è colpa tua perché sei andato prima. Mi mandi pure di nuovo la lettera. No, ma è stato divertente quando ho fatto la visita di 3 giorni, no? Allora, visto che fanno i test, quelli mentali, no? Sì, psicoattitudinali, quelli lì con cosa vedi qua e ti. Sì. Cioè, l'oculista. No, è il test di Roche, una cosa del genere, pare che si chiama. Mi piace nei fiori. Io poi vado dallo psicologo e gli faccio: mi scusi, ma se io avrei messo tutte cavolate, che sarebbe successo? Niente, perché tu sei volontario, niente. Sì. Potevi pure consegnarle in bianco. Sì, perché all'epoca c'era il falso mito che se mettevi ti piacciono i fiori, significava una cosa, quello non era un falso mito. Era veramente tenersi a destra e poi uscire a destra. C'era il pericolo che ti riformava. Uscire a destra. Caspita. Ah, my friend. My friend, questo. Uè, paisa. My friend. Oh, l'ho zittito. C'è tutto. Mi sa che non c'è più nel raggio del CB. Meno male. Omalamente. No, c'è sta. Si chiama Omalamente. Questo è quello che ha fatto il sorpasso con lo Scania rosso prima. Arancione, sì. Arancione era io qua. Io lui. Ma sta qua, mi sa. Sì, sta qui al casello con noi. Eccolo. Paesa, vedi che stai in diretta su Twitch, Dub Logistica 1. No. Uevra! Non parla più. Vergogna! È rimasto scioccato. È rimasto scioccato quando gli ho detto: guarda che tu sei in diretta, sei zittito. Sì. Ah, stavo dicendo che ho dovuto ricaricare 3 volte oggi. Perché la prima ho piccato dentro e ho ribaltato io. La seconda, uno col doppio rimorchio mi ha tagliato la strada, mi è venuto dentro, mi si è danneggiato tutto. Colpo di frusta praticamente. Sì. Mamma mia. Infatti, io andai a 300 km sono adesso, voi sarete già quasi arrivati. Un centinaio di chilometri più avanti. Sì, sono 200 km si tocca all'arrivo. Un anno andai a Napoli con questo, con uno che stava nei miei sottoposti, nel senso era un militare dell'Eva. Oh, ragazzi, c'è Renegade. Buonasera Renegade. Se volete c'è il benzinaio qui. Devi fare benzina. Andati più che altro la cosa ufficiale voi. Che sono andato a Napoli era per gli orologi. Ah. Ecco.
i Rolex. Poi trovai, o sai che trovai un Casio. Ti ricordi i vecchi Casio, quelli con la calcolatrice? Ah, quelle che negli anni 80 andavano di moda, ma stramoda. Aspetta, aspetta, ma io a Napoli lo sai che ho trovato? Cosa? Quello che invece di essere una calcolatrice era un come si dice, un telecomando universale. Ah. A per universale, cancelli, macchine, eccetera, eccetera. Aveva la capacità di memorizzare le frequenze, le radiofrequenze duplicate. Le prendeva in automatico. Caspita. Andava in random. Sì, era per il così. Mamma mia, messi in mano a una persona che con la testa non connette, ti fa danni. Io ce l'ho avuto per 15 anni, poi l'ho regalato. E credo che qualcuno può darsi pure che funziona ancora. E quelle anche, anche se le frequenze sono cambiate. Sì, magari. Ma quelli muoi telecomandi adesso utilizzano le frequenze 430 MHz, cioè la frequenza delle 433. Radioline, per farti capire. Quella de... Le radioline, quelle che negli anni 2000, no, i CB, quelle radioline piccoline che... Walkie talkie, bravo. Ma tu dici i telecomandi delle macchine? Sì, che cancelli, è tutto 433. Esatto. Solo che le macchine sono in FM. Esatto. Le radioline sono ancora in AM. No, no, in FM pure le radioline. Anzi, quelle lì sono solo in FM. No, volevo dire, sono le macchine in digitale. Con la digitale. E le radioline sono ancora in analogico. Sì. Anche se le ultime radioline che hanno fatto pure sfruttano la modulazione digitale. Sì. Vabbè, ma come dicevi ieri, sono quelle di servizio. Quelle che possono usare solo i radioamatori, perché ci vuole il nominativo per accedere al D-Star, certo, si chiama questo sistema. Io l'ho viste. La protezione civile le usano per camminare. Certo, ce l'abbiamo. La protezione civile, però, se non mi sbaglio, sono quelle lì ad uso civile. VHF, Victor Hotel Foxtrot. UHF. O UHF Uniform. Quelle solitamente utilizzano i ponti radio, che sono la maggior parte sono in VHF, in 148 e passa. Aspetta, quello digitale è VHF? Digitale non so com'è la procedura, però lo so, mi pare che UHF la digitale. Io ti parlo di quello della regione d'Italia. Digitale UHF, Uniform Hotel Foxtrot, sì. Sì, il metodo di trasmissione al posto. E vabbè, se parlo di protezione civile, ma dentro ci sta pure vigili, polizia di stato e 118. Sì, tutto. Oh, c'è uno ribaltato, ciao. Madonna, come si è ribaltato quello? No, i vigili del fuoco non hanno voluto. No, ma loro hanno ancora con quella vecchia. No, beh, loro usano quella là, si chiama quella americana. No, ma utilizzano la fonia standard, almeno al nord Italia, se non mi sbaglio. Poi non lo so. Sì, vabbè. Se hanno no, io dico a Roma, nella regione Lazio. Ah. Usano quell'altra, non mi ricordo come si chiama. Non è digitale, ma è tetra. Ho capito, sì, è quella che utilizzano tutte le forze dell'URSS. Ma quello è un coder, è un encoder, è un decoder che utilizzano quelle radio. A Roma invece lo usa i vigili del fuoco e la polizia di stato. Sempre invece i carabinieri usano il digitale. Sì, e quello serve per criptare i segnali, perché solo impostati con un certo codice sui con vari apparati. Dici, scusami, vai. Che c'è un tono che diciamo che quello della codifica digitale è il tono. Sì, tu parli, dici il tono subaudio. Bravissimo. Ah, sì, quello che poi apre i ponti radio con la nota selettiva. Porca miseria. Mi sono dovuto documentare su queste cose perché insomma. Ma lo sai che si possono pure accendere in roaming? Ma tu parli delle radio normali o quelle lì? No, quelle lì. Di Star. Quelle digitali di stato, diciamo. E di Star, quelle si appoggiano ad internet. C'è una connessione internet, quindi non è fonia classica.
ma è internet, sì. Cioè come adesso noi stiamo parlando su Discord, solo che tu utilizzi l'apparato radio con la portante, solo che invece di inviare il segnale tramite antenna esatto, il VoIP, sì, diciamo di sì, il VoIP. Anche perché poi sono rintracciabili sul computer, capito? Però per accedere a quei servizi devi essere radioamatore, perché devi fornire il tuo nominativo, altrimenti non ti fa accedere. Ma già l'impostazione della radio, così è. Ci vogliono pure un sacco di cose per farsi dare tutte. No, ti serve una connessione a internet, pure col cellulare. Esistono dei cellulari, ho visto, mi sembra, in Giappone, che utilizzano le radio con le SIM per parlare in digitale. Uscire a destra. Andare dritto. Anche se comunque le forze dell'ordine tutte le comunicazioni le fanno in fonia, cioè via telefono, perché le cose più delicate non sempre. Via radio non possono dire cose delicate. Perché comunque i mezzi digitali sì, però in alcuni casi quando sono cose molto estremamente delicate vanno in fonia, prendono il telefono di servizio e chiamano. So delle merite schiappe su radio, però io ho visto allo stadio usano solo digitale, solo radio. Sì, vabbè, ma quella serve a loro per comunicare con presuppongo con un responsabile della sicurezza, che sarebbe il prefetto sul luogo. C'hanno proprio la, come si dice, la radio che funziona in modalità digitale. No, la centrale radio. Ah, sì. Che si chiama il COS. Quello sta in prefettura solitamente. Prefetture, questure, stanno. Da noi lo stadio sta dentro lo stadio. Unirsi a destra. Ci sta ogni responsabile di ogni cosa di sicurezza. Perciò ci stanno gli addetti interni, poi ci stanno quelli dei polizia di stato. Risponde. Ciao. Ciao Nicolò. No, c'è Nicolò, risponde. Ciao. Ciao. La frequenza delle cazzate. Ah, ma lui è attento però, Ma dove cazzo mi sono infilato? Ma si fa Cecina, ha detto. Pochi. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Passiamo vicino Cecina. Voi siete arrivati, giusto? Sì, adesso. Dove cacchio sta sta azienda? Alla tua destra dovrebbe essere, devi fare il giro. È vero, è proprio vero, si chiama. No, siamo entrati sbagliati, Scania. Io ho seguito. No, aspetta, perché io ho aspetta, seguito. Aspetta. Ok, vai, vieni. Ah, la vostra era quella. Sì, dovete proprio. Voltare. Noi invece dobbiamo girare qua. Io e la Pochi siamo. Qui termina il nostro molto viaggio. Fortunati. È stata anche lei brava a trovare. E tu devi portare la legna dentro al cucito No, che era batterie. Sì, batterie. Vabbè, comunque stavamo qua di fronte. Ma quello infatti mi ricordavo che era. Che qui è un casino parcheggiare. Ma è un casino trovare il coso. Il trigger deve entrare all'interno. E dopo, se non ricordo male, dopo il cancello. No, il problema è che il terreno è molto di dislivello. È sconnesso. Sì, è abbastanza problematico. Io dico, trovo il trigger, per consegnare. Eccola, mica ho visto. L'hai trovato? Il trigger? Sì, riuscendo sì. Quello è un casino, trovare il trigger là dentro. Sto uscendo adesso dalla tua strada. Ottimo, allora mi sa che dovresti già vederci in rada. Nicolò. No, niente. Fa così. Soddisfacente.
ti dico. 7.382 dei danni. Sì, ti vedo a 1000 km. No, a 1000 km. Porca miseria. No, no. Sei a 720. Buono, vi vedo. Allora ti vedo anche io qua sul radar. Ciuspo, allora, 93. Ragazzi, che ora abbiamo fatto? Le 11:30 io qua faccio. Vogliamo farne un altro da un millino? Eh sì, ne facciamo un altro millino. Andiamo verso la Sicilia. Eccellente. Verso sud. Ok, ti aspettiamo pochi, vai tranquilla. Tanto sono dietro anch'io. Che posto di merda questo comunque. Noi abbiamo portato batterie in un cantiere dove fanno i case. Ok. Ah, perché non avete trovato Scania? No. Concessionario. Virtual non c'è là. Ah, ecco. Bisogna fargli fare un po' di aggiornamento. Lo so, sì. Agli sviluppatori dobbiamo farlo presente. Che le batterie vanno consegnate alle concessionarie e non ai cantieri, anche se forse possono servire i macchinari, tipo, che ne so, le gru che sono elettriche. Chissà. Allora riprendiamo, virtual e vediamo cosa dobbiamo fare. Chi deve scegliere? E volevo aspettare pochi per vedere lei dove andava. Per confrontarci con lei. Ok. Abbiamo sempre questo fatto che dopo un po' ci buttano via. Sì, lo so. Basta muoversi. Sì, sì. Oh, che bello! Cosa? No, me l'ha dato da... No, da reale. Ah. 981 km in reale. Ah, però. Non erano tanti chilometri. No. Firenze? Santa Maria Novella. Firenze lo sai. Bologna. Non ho mai Venezia capito. Mestre. Ma che sta a fare tutta la cosa del treno? Questo è l'Eurostar che prendevo quando salivo verso Udine. Lo so che è l'Eurostar. Comunque Scania, lo Scania dille c'è, virtual c'è. Ma è da spuntare una casella per farlo comparire. Dici qualcosina in più, così magari per la prossima volta. Ci dice qual è da spuntare. Ecco su, ecco Matteo è arrivato. Questo togliamo, andiamo su. Questo togliamo. Come ti trovi con questo Mercedes? Caspiterina. Andiamo a Bari. Si scende verso sud. Ha deciso allora, Firenze. Firenze che ditta? Ha detto Bari. Vabbè, è una qualsiasi. Scendiamo verso sud, verso Bari. Vabbè, allora lui io la prendo dove stiamo adesso. Sì, infatti. Poi Bari. Bari all'Ikea. All'Ikea. Che ditta? Aspetta. Bari. Aspetta, che diritta è questa qui a Firenze? Costruzioni basta. E basta. Sì, a Bari quale azienda? Porta. Matteo? A Bari non c'ho Colport Marine.
quadrati. Vabbè, non sappiamo manco quale ha deciso. Aspetta, tanto salvo. Sì, mi dite la... Come vado a salvare? Virtu. Ma perché sapete la... la... Senza agenda dei bari, come fate a salvare? No, ho detto io salvo. Salvo per fare il virtu. Ah, è vero. Salvataggio automatico. Poi apriamo virtual. Firenze. Costruzione e basta. Sì, costruzione e basta. Bari. Boh. Che azienda? Bari. Lo so. Stiamo a aspettare. Firenze. Firenze, Marina Novella, festa. Fabri? E io mi sa che questo viaggio lo faccio come camion di scorta, perché al momento non ho trovato nulla. Bari, qualcuno che va più giù a Bari? Ho trovato, ma vanno verso la Romania. Dovrei entrare e riuscire, però è un po' un casino. Però mi faccio... Sicilia, chiedi a pochi se ti dice la ditta di Bari. Se no ne finiamo uno a caso, non è proprio. Se no decido io. Sì, ci sta a scrittura, vi dico tutto. Perfetto. Ah, ok. E cosa trasportiamo? Decidiamo pure. Io farei esplodere Bari, che dici? Dopo che abbiamo messo la... Dopo che abbiamo messo l'azienda, dove vuoi? Portiamo un po' di esplosivi a Bari. I fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio. Non so se ci sono, però, su virtual. Esplosivi. O fuochi d'artificio anche. Non so se ci sono. Che ditta? Aspetta, mo' te lo dice, l'ha detto. Ma è mo' te lo dice. In teoria venerdì dovrebbe svelare il Renault. Dicono. Sì, ma solo per chi c'è all'1.40. Sì. E venerdì dovrebbe uscire DLC Iberia. Ma sempre per chi c'è all'1.40. Perché se tu metti l'1.40. Andiamo alla Transmed, secondo Virtual. Ok. Allora, che portiamo? Pomodori? No, fuochi d'artificio come si scrive in inglese? Fireworks. Fireworks. Eccoli, trovate, Fireworks. Vai. Fireworks, ok. 1.39. Aggiungi carico. Salva. Salvare. Ok. Ora. Ricarichiamo il gioco. Renegade, ci sei ancora? Se ci sei, batti un colpo. Ma anche due. Sarà già a letto. Allora, abbiamo detto verso Bari. Bari, la provincia di Bari. Di Bari. Quanti? 758. Ah, buono. Vabbè, impostiamo. Guarda se poi mi tocca tornare indietro, madonna. Giusto, tu devi rientrare qua. E vabbè,
puoi sempre... No, dovevo prendere il viaggio, sì, dovevo prendere il viaggio. Puoi sempre pernottare a Bari e poi rientri a Firenze. Fuochi d'artificio, vediamo un po'. Vai, vai, vai. No, che qui per pigliare il trigger è... No, per prendere il carico, no, devi prendere il carico, diciamo, ritornare indietro. Lo so. Ecco la rottura dei coglioni. I... Visuale esterna e fa via. O via. Boy. Boyade. questa lingua. Sei incastrato. La lingua madre dell'italiano. Il latino volgare, come diceva il grande Dante, il sommo poeta. Sì. Che sterzata che c'ha, ma no, vai a... aspetta, sono storto. E per uscire da là dentro devi fare tutto il giro. No, forse alla prima ci dovrei riuscire. No, senti, il giro intendi dalla rotatoria? C'è lo spiazzale, vabbè. Vai, vai, Matte. No, aspetto io. Dove ci vediamo? Dove siete? Voi altri? Io chiudo la fila, ma vi sto aspettando al concessionario Scania qua. Stiamo qua davanti. Qui davanti. Ma noi bisogna fare il giro al piazzola qui davanti, perché Sì, devi passare davanti il concessionario qua. Che botta. Preso. Ah no, forse ci si fa passare di qua. Guarda dove ce l'avete il carico? Abbiamo preso... Ah no, ce l'ho con... O io vengo vuoto, faccio la scorta perché non ho trovato nulla. Ah. È solo pochi che ho pensato. Perfetto, anche lei ha caricato. Quindi è SRL, non c'è. Questa è la ditta con cui ho fatto la, diciamo, la missione, quella lì per portare i pezzi per costruire il ponte di Genova. Ah. La challenge, non so come si può definire. Evento. Bravo, l'evento. All'italiana evento. Che poi regalavano. Ho già il carico io. Sì, Guarda, hai danneggiato sul coso. Aia. L'hai danneggiato su a rotonda. Bravo. Dov'è Lemony? Pochi. Ah, sei capito. Dovrebbe stare dietro a me. No, so io dietro. Ah, ok. E lei è a 200 metri. 250. Si sta allontanando. Dobbiamo andare verso di lei, evidentemente il tragitto. Vabbè, io pensavo di aspettarla qui, penso un po'. Ma se ci mettiamo qua in mezzo, se arriva qualcuno dicono, ma guarda questi. Sta arrivando qualcuno. Vabbè. Lei sta in fondo a via. Dovrebbe essere lei. Ah sì, forse è quella della rotonda là in fondo. Ma perché te fermi? Perché c'è il semaforo. Ah, mamma mia. Nei convogli non si fanno i semafori. Se teoricamente ci dovrebbe essere la scorta e che i semafori non ti fanno nemmeno la multa se passi col rosso. Quello è il problema. Non è vero. Ma me la fanno sempre. lo so. Però nei convogli... Porca Giuda. Vabbè che è un convoglio piccolino, però... Ma quelli predispongono i server per fare questo tipo di attività. Ok. Ah, c'è Philip. Però mo arriva proprio perché stava si è levato. Ma va grande. Si è fatto una affacciata. Si è venuta. Sì, sì, pure prima quando stavo da solo. È venuto o non riesce a rimanere dentro.
Può darsi pure che... Renegade mi sa che è sparito, eh. Non risponde più. Pure Renegade, cioè, ma... Scianetà. No, no, cioè, aveva pure da fare... Ah. Ha messo a posto il canale. Ah, e vabbè. Con i bot e i godi. Un macello là. No. De. Do. Mitico. Io oggi ho messo le mie emoticon. Tanto li possono avere solo chi... chi è abbonato, no? Sì. Allora. E ho messo quelli, ho messo anche gli obiettivi dei bit, ho messo. Ah. Bit Beatles. I sound alert ha messi? Quelli a pagamento che... Hai messo i sound alert con a pagamento con i bit? No, ci sono gli alert quelli con i punti canale. Vanno bene pure quelli, dai, perché alla fine tieni lo spettatore, come si dice, in corda. Sì, sono tutti i premi. Già mi hanno dato boh, una decina, 10-15 bit mi hanno dato. Però non è male. No, no. Non è che vengono pagate chissà quanto, però. Vabbè, quello che è 50 e 50. Sì, Ho sì. capito, allora ho capito, sì. Vabbè, sommati ad Sì. altre cosucce, insomma, fa qualcosina. Riesci a mantenerti a pagarti almeno il La Prime, casa. il canale Prime attivo. Ah sì, quello sì. Che ho visto le tariffe. Io ho pagato 3,99 euro. Sì, anch'io. Sul PC costa 3,99 euro. Dal cellulare costano 6,06 euro. E io per esempio se lo regalo io personalmente, che ho il canale del mio canale, pago di meno ancora perché c'ho il 20% di sconto. Bravo, e allora quando ti va, mo regali a me. Hai capito? Il Così furbacchione, eh? fatto, così io sono abbonato al tuo canale. Effettivamente approfitta, volevo dire, come dire, usufruisce dello sconto, approfitta della situazione, dice così, a gratis, a scrocco, giustamente, una poserellina, la sgranocchiamo. Che poi io di Emoticon mi sono fatto dare una mano, mi sono fatto da una mia amica che è abbastanza brava con la grafica. Ha preso una fotografia mia e l'ha fatta un po' a cartoon. Spido, e allora là a questo punto le devi dare l'abbonamento gratis almeno per 36 mesi, vista che ti ha fatto sto po' di lavoro. Infatti io ho detto grazie. Quando ci si vede io ho fatto ti offro da mangiare. Ma da mangiare una pizza per un anno. Da mangiare. Vabbè che a Roma sono pure peggio, ti offro un cuore, va. Ma ragazzi, vedete laggare oggi o meglio verso. Ma io non ti vedo perché mi sa che non so se sono primo o forse davanti a me c'è la ragazza, non ho capito dov'è. Davanti a me c'è pochi. Lui corre sempre. Adesso io vado Lui corre, c'ha lo scanner, non so che camion c'ha, là. No, ma siete. c'ho in man. Faccia la miseria, questo man corre. C'ho un 600 cavalli a 16 marce. 16, 600 cavalli, sì, è una ruota. Vedi bene quanti cavalli sono là. Saranno almeno No, 1200. c'è scritto 16.600 cavalli, c'era Ah, scritto. 16.000 ma cavalli. io pure ho messo 16 marce sul Mercedes. Secondo me sono le marce che aiutano a spingere. Sì, e quello c'hai pure le marce ridottissime per le salite con i carichi pesanti. Ho detto 16 marce, ho detto vabbè, sono un po' lento nella ripartenza, però nel dritto va. Sì, ma no, quello ti aiuta con i carichi pesanti. Ti
sì. Quando c'è la pendenza in salita che gli altri non ce la fanno, e tu piano piano a 3-4 km orari sali là tutto bello tranquillo, passi vicino a quell'altra fianco e fai ciao, ti vede dopo, gli fai bye orari. Gli fai bye bye, quello lui sta a 1 km orario con il motore che sta andando in ebollizione, che sta, si sente il puzzo di... Ma è normale che vedo solo Barbagianni, barba bianca, volevo dire. Barbagianni l'ha inventato cosa? Filippo. È un Don Giovanni. Sì. Vedo solo te, gli altri non li vedo più sul tablet. Eh sì, perché io e te siamo vicini, per cui... Scusa pochi, non ho preso le distanze. Stavolta mi sa che ti arriva una bussata di clacson e una lampeggiata, che no, significa... No, è arrivata la bussata di clacson. Ecco. Apposta gli ho detto scusa. Ecco. È sparito da Arcoso. Chi? Te. No, in realtà io sono con Filippo. Sì, con Filippo, con Matteo. Spiegate che c'ha ragione. È colpa di Giovanni. Quel Don Giovanni, no, che c'ha questi 100 cavalli, mo vuole atteggiarsi, vuole far vedere che poi lui c'ha 600 cavalli. E io ce l'ho 600, sì, 730. E vado a 90. A 90 km orari qua. A 90 sono anch'io a 90. È buono, almeno così diciamo stiamo grosso modo. Effettivamente mo c'ha ragione. Pochi. 85 è giusto. Lei, è lei che sta a 85. Perché lei giustamente, mo è più evidente, perché se quello davanti frena bruscamente, lei ha il tempo e lo spazio per frenare. Effettivamente mo togliendo gli scherzi a parte, effettivamente è buona norma rimanere mezzo chilometro orario sotto, insomma 5 km orari al di sotto. Poi il convoglio, una volta incolonnato, non si sopra nessuno. Fai il trenino, fai. Ecco, vedi? Limiti ad 80 con la tolleranza 85. Sì, ma la colpa è di Giovanni. Che vuoi da me? Pochi che stai. Che se te ne sei andato? No. Sì, sì. In realtà ce ne siamo andati. Ce ne siamo. Quello è Giovanni, è partito al razzo. No? Io sono Matteo dietro, ragazzi, a 84 metri. Ma è pure vero che Matteo c'ha un Mercedes. Ma ecco. E allora va bene il Mercedes. No, sei tu che c'hai, che sei, che non devi andare così veloce perché c'è il mal. No, pare che cosa è male. Ha ragione. Lo schifo di cambio. Intanto a man quello se ne scappa, fa la solitaria, la fuga solitaria come nel ciclismo. Come diceva Rino Gaetano, a man, bravo. A man. Una mattina abbiamo fatto un viaggio io e Giovanni, proprio come direbbe Claudio, proprio da Rumeni. Avete fatto parecchi chilometri? No, vabbè, siamo andati in Romania, parecchi chilometri, ma addirittura io ho messo la radio. Ah. Con la radio accesa, proprio da Rumeni. Più che altro da napoletani, però vabbè. Ma un po' tutti quanti amano tenere la radio accesa. Poi con il volume un po' più alto ci sta quando passa il pezzo anni 80. Sì. Un po' di volume in più. Sì, ma siccome ho messo su Spotify che erano tutti gli anni 80, perciò. Ah, ecco, hai fatto la discoteca. Sì. Hai fatto il revival praticamente. Sì, sì. erano tutti a volume alto. Azzo. Sì, siamo andati in Romania. Sì, Romania, Turchia, Bulgaria.
Ungheria, abbiamo fatto tutto, quanto da là. Quella è pure una bella tratta sulla mappa, ho visto, è fatta bene. Poi la Turchia è fatta bene, tutte belle casette, cioè casette. Quando entri in Istanbul che non si capisce niente, là arrivi, sì, non sai se è il casello dell'autostrada, se è un posto di controllo. La prima volta che sono arrivato là sul mappa ho detto, e qua dove devo andare? Dovevo arrivare al meccanico, ho dovuto fare un giro enorme perché non riuscivo ad orientarmi. Ho fatto 2-3 volte il giro della città, quindi fatti almeno quei 15-20 km. Poi ho detto, ah, ma quella è quell'altra strada. Dopo che le ho provate tutte, giustamente, dici, ma non è questa sta strada, che cacchio. E infatti, avevo sbagliato strada. Non è come il famoso detto che tutte le strade portano a Roma. La strada porta da una parte, un'altra da un'altra. No, ma guarda che se tu ti metti, da qualsiasi punto parti, bene o male le strade arrivano quasi tutte a Roma. Sì, ma pure la ferrovia a Roma Termini cambia il verso. Certo. Anche a Firenze Santa Maria Novella, mi ricordo. Ma le strade hanno un altro problema, siccome le strade sono state quasi fatte tutte dai romani, perciò partono tutte da Roma. Sì, la via Appia che dalle parti mie pure porta verso Appia, Roma. Aurelia, Cassia. Che poi diventano altre vie, ma sono partite tutte da quella. Sì, che poi magari quando hanno costruito le strade asfaltate hanno coperto la parte antica o deturpata. Sì. Però fuori nel 90 Gatto Picchio, giusto? No, Barba Bianca, volevo dire passi fuori 90 all'ora, giusto? No, sono fisso al 90 io. Buono. Io sono fisso al 90, non si sbaglia. C'ho il coso attivato, sicché fino ai 90, okay. a meno che non sono in discesa. Quei 90 secondo me sono 190, vedi che hai cancellato quell'uno che è il centesimo là. Ha tolto un decimo in più, dice 90, sta a 190 km orari con il mare. Ma dire che ti arrivate invece ho controllato, ma è molto costante Barba Bianca. Non ha fatte tutte da gara. Cioè tutte da reale. Da reale, che cazzo dici? Sì, tutte reali, non avesse sbagliato una. È preciso. Sì, è preciso. Preciso e professionale soprattutto. Ma sai che noi stiamo più alti di, cioè siamo migliori in quelle da gara che in quelle reali. Siete competitivi allora come azienda virtuale? No, io tutte reali, ho il limitatore impostato quasi sempre. Lo so, ma no, la gara l'abbiamo fatta una volta l'altro giorno, siamo andati con la macchinina la gara. Vabbè, quella non contava per niente. Siamo andati a Parigi con la macchina. Senza sì, con quella dei clown. Ah, il furgone, quello dei formaggi, là. No, dei clown, sì. Ma che poi alla fine hanno fatto un po' di... l'hanno abbellito un pochettino. Perché all'inizio quando l'ho preso era completamente bianco e dissi... Sì. Infatti se tu l'hai preso, cioè se l'hai messo nel garage, ora so, vedi, c'hai quello del clown. Devo vederlo perché io poi l'ho preso, ho visto che non potevo caricare niente, l'ho parcheggiato in uno dei garage perché ho detto inutile girarci. Ti parlo proprio all'inizio, appena uscito, che era bianca e non si poteva caricare nulla, che io non sapevo adesso ci aggancia la roulotte. Ah, ottimo. O il carrellino quello con le uova. Quello da campeggio là. Sì, quello. Il carrellino quello delle uova di Pasqua. Ah, sì, per la sfida. Però bisogna andare, mi pare, nella versione 1.40. Ci metti quello, sta pure sull'1.39. Però ci metti attaccato quello e poi carica
tempo del mondo. Io l'ho provato mezza volta, poi ti ho detto, perché avevo raggiunto il numero di 30 iscritti e ho fatto la promessa di fare una breve recensione del mezzo, solo che ho visto che non ne valeva la pena, allora poi ho ripreso un'altra volta il Renault che avevo utilizzato precedentemente. Però adesso che si può caricare, insomma, come sulla macchina. Ah, che poi tra l'altro il furgone c'ha gli interni della macchina. Sì, vai apposta, chi... apposta ti dico che si può caricare, perché quella è una macchina dove hanno cambiato la skin esterna. Però sempre meglio il MAN, credo, no? Pochi. Perché? I'm MAN. È perché... Vabbè, perché il furgone è poco potente. Il camion, sì, invece è molto più gagliardo. Oh, c'ha 280 cavalli. Fra macchina fa comodo, se tipo uno vuole andare a fare tipo delle foto nel panorama oppure vuole fare da scorta, la macchina. Ecco, ma infatti noi abbiamo preso per quello, vanno a fare foto in giro. Ah, ecco, allora il discorso cambia. Volevamo andare a Parigi e fare un po' di foto, però poi non abbiamo trovato niente. Con la New Beatles, praticamente. Ah, boh, è il Ducato. Cassino, siamo vicini a parte tua, gatto. No, non è che è a parte mia, io sto dall'altra. Io sono verso la Toscana. Raga, ma voi siete arrivati a Bari già per caso? Verso l'Umbria. No, loro staranno già a Napoli, mi sa, hanno superato pure. Staranno la zona di Salerno, pochi. No, siamo 330 km. Ah, faccia una miseria. E staranno quasi arrivando 3, a Napoli. 3:16. Ma sì, c'è. Da Napoli a Bari ci impieghi 15 minuti su Eurotrack. Solo mi pare 100. A Napoli? No, nella realtà ci impieghi, mi sembra, 3 ore e mezza, 4 ore, anzi qualcosa pure in più. Sì. Mentre invece su Eurotrack l'orologio è un quarto d'ora su 150-200 km. Ma quando a Bari? A Bari, l'ho fatto un po' per Napoli. C'è il cartello per Napoli, ci so. Che strada è merda ci stanno per metterci 4 ore? Beh, quello... le strade sono... Perché tu per arrivare, per prendere la Napoli-Bari devi passare per Avellino. Devi... Ah? Allora, lascia perdere, allora mi hai detto tutto. Perciò ci impieghi un po' più di tempo. Ah, tu hai capito, ho capito. Perché la strada è merda già da Avellino. Perché ti devi fare i tornanti, soprattutto quando si arriva poco prima di Avellino. Sì, sì. Io per andare a Napoli ci ho messo da... quando stavo ancora a Roma ci ho messo 2 ore e mezza. Quello più o meno, quella è la tempistica. Per andare a prendere il traghetto. Ah, per andare in Sicilia? Ah, sì. Ah, Sicilia bella. Perché non so perché, ma non c'era posto per la macchina a Civitavecchia. Io ci sono mai andato in macchina in Sicilia, sono sempre andato col treno. E poi mai fatto male, perché poi poi quando tu scendi dalla nave, quando scendi dalla nave vai in giro come te pare. Invece col treno è una rottura. Allora c'ha ragione Claudio, che se ci deve andare ci va con l'aereo e fa prima. No, beh, andarci col treno è una cosa fantastica. È in viaggio, porca miseria, è mezzo, un giorno e mezzo. No, sono 12 ore, sì. È perché un giorno, sì. Io 12 ore ho fatte solamente di... Perché? Perché c'era... Poi è bello perché arrivi col treno lì a fare
traghetto, che fai? Vai sul traghetto e non ti voglio mangiare un arancino? Io, guarda che io quando sono sceso con la macchina mi sono mangiato animelle e poi mi sono andato a mangiare gli arancini. Bravo. Io invece mi sono mangiato le mani perché non mi sono potuto mangiare proprio niente, pensa te. A Palermo se mangi niente. Come fai? Non potevo sgarrare la dieta. Minimo a Palermo di mangiare tre arancini a testa e due cannoli. Mamma mia, non mi parlare di cannoli, che è che qua pochi tra poco dice: ehi, ma parlate sempre di mangiare. E giustamente hai ragione. Diciamolo. Però comunque, diciamolo. E poi comunque alla fine il viaggio che fai in Sicilia con il treno, comunque ti imbarchi sul traghetto, quindi o con la macchina o col treno, comunque ti imbarchi a Villa. Ho capito, ma poi quando arrivi là, quando stai con la macchina, poi fa come ti pare. Sì. Ma dipende dove va. Dove vai? Che fai? Rimani lì a Palermo? Ma chi va a Palermo? Tra l'altro io non andavo a Palermo, ma io andavo a Catania. E allora aspetta, allora è un'altra storia. Allora è un'altra storia. Tu hai preso a Villa San Giovanni. Sì, il traghetto sì. Allora è un'altra storia. Quindi fa un'altra tratta come... Sì. No, praticamente il treno praticamente partendo da... Io lo prendevo a Firenze. Faceva tutto a Villa San Giovanni ed era un treno lunghissimo, di un chilometro. Lui non il treno, come il treno poi, quando è sulla nave ed esce dalla nave, si divide in due. Uno va verso Catania, verso giù, e uno va verso Palermo. Ah, ok. Quindi... Lui non è che ha fatto come me, che sono andato a Napoli, ho preso il traghetto e sono uscito a Palermo in Porto, che è vicino al centro de... Lui è andato dove è andato, addirittura a Catania, perciò è sceso, è andato a Villa San Giovanni in Calabria e poi ha preso il traghetto, e perché ancora non ci hanno fatto purtroppo il ponte sullo stretto. Ed è nato in Sicilia. Cinta bella. Sì, che poi da Catania mi sono spostato a Taormina. Ma guarda che io pure che la macchina ci ho messo zero ad andare a Taormina. Io c'avevo un posto che stava proprio di base. Stavo in un posto sulle montagne, perciò d'estate c'era pure un bel peschetto. Che sta al centro tra Palermo. Palermo e Siracusa. Perciò io potevo andare, sono andato ai templi, sono andato a Taormina con mezz'ora di macchina, capito? Taormina è bella, però costa. E infatti io una vacanza l'ho fatta a Taormina. Io infatti andavo, ritornavo, andavo al mare, ritornavo, capito? Trovavamo una stanza davanti ci sono i binari. Tra un po' ci entravano dentro il treno. Lì c'è il Alcantara, il fiume Alcantara a Taormina. Credevo fossero gli interni della città in Alcantara. Sì, interni della città. Interni della città in Alcantara. Però può darsi sì. Che prende il nome dalla città, il tessuto. Certo. Non so. Comunque per entrare in quel fiume ti ci vogliono i stivali, perché c'è l'acqua sotto lo zero. Caspita. Anche in estate. Perché ha problemi di circolazione alle gambe, buono, sì. Perché gonfia. Non so quant'è l'acqua, sarà almeno due. Mamma mia, i ghiaccioli c'erano praticamente. Sì, ma è sempre così. Invece lo sai che da noi c'è fiume al contrario. Dimmi Matti. Da noi c'è le bozze. Fermati che sono a piedi. Ok. Da noi invece ci sono le bozze a 25-30 gradi. Quanti chilometri ti mancano, Matti?
per essere sì, al secco. Perché qui siamo quasi arrivati, eh. Non so se si trova il distributore. 110. No, l'ho appena superato io il. Ecco, c'è un distributore qui. Non so dove, ma ho visto il cartello. Che culo. E intanto aspettiamo anche loro. Sì, sì. Ordinate un caffè, noi arriviamo, Va bene. Sì, sì. Un bel caffè. L'altro giorno abbiamo trovato uno con che c'aveva un piccolo chioschetto con quei cartoline. Vero. Lì sull'autograil. Sì. Ah sì, avete letto cosa vuole Pochi? Che vuole? Ah. Frappè, cocco e fragola. Ah, Nel frattempo faccio anche io benzina, va? Non mi piaceva manco quando facevo il barista. No, vabbè. Buono. Il frappè al cocco è buonissimo. Vabbè. Se lo dite voi. De gust, come dicevano i latini, de gustibus non sputazzando mesta. Pochi, va bene, anche una ciliegina sul frappè. Un po' di panna, non lo so. Vediamo un po'. Non le digerisce. Vabbè. Allora liscio. Un frappè liscio al come ho scritto prima. Al banco. A finire fa ben... Sì, sì. A finire fa benzina. Sì. Ah no, era Matteo che stava ancora qua. Aspettiamo quell'altro. Aspetto qui. Pochi, nulla da sgranocchiare. Approfitta, Tanto paga Giovanni. Esatto. Ha detto sì. Che si sgranocchia le dita. Ai ai ai. Non è buon segno allora. Ma dove va benzina voi? No, io c'ho tre quarti di serbatoio ancora. Oh, c'è un aereo. Spegnete i motori. Beh, noi abbiamo due Scania pochi. E poi noi guidiamo in economia. Io ho il Mercedes che con meno di 1000 litri fa 3000 km. Il Mercedes è ottimo. Come rapporto potenza consumi. Veramente è ottimo. Che poi è 630 cavalli. Il Renault mi pare che è 600 cavalli o 500 e qualcosa. Non ha una particolare 530. Andiamo, eh. Non ha una particolare velocità di punta o una coppia di motore particolare, però andiamo. Sì. Sì, sì. Ragazzo, passatemi che io ci ho la fila. Ho visto. Vai, tranquillo, vai. No, è meglio che sta qualcuno dietro che controlla. Anche perché adesso il pericolo è da... può arrivare da dietro. Vabbè, certo io dietro. Ok, allora io faccio la scorta a pochi. Esatto, Pochi.
oppure a poche parole e buone intenditure. Io conosco i Pokémon, non so se sono gli stessi. Perché sono i Pokémon? Ma io ne conosco proprio i Pokémon. I Pokémon sì, i Pokémon no. E anche io, ma scherzi a parte, non li conosco pochi. Chi è? Chi è? I Tommy. Buonasera, chi entra? E chi è? Tommy. Tommy? No, sono io che non mi era uscito, sono dovuto rientrare. Ah, ok. Ah, sono specie di Mikado di Maggiapuri. Ah, quindi è qualcosa che... Non posso dire mangio. Quella parola che si mangia. I Poké Coffee. No, a me non mi piace il Poké Coffee. Ah. Ma manca a me mi piace il Poké Coffee. Io vado per il Moscerì. No, a me manco quello. Il io vado di Ferrero Rocher. Vabbè, Ferrero è classico. Allora, raga, che volete? Le baci per Gina e Ferrero Rocher. Anche io tutti e due. Non... il Moscerino non mi piace perché c'è lì fuori. Ah, ecco. E io ma poi e invece il Poké Coffee io ci faccio poco col caffè perché il caffè non ti fa restare sveglio. No, però a me piace caldo, fatto bene, capito? No, a me invece non piace il caffè. Ne prendo pochi, perciò se siamo mi prendo mi do prendi fatti bene. Fatti come si deve. Caffè ti fa dormire. Ah, il caffè mi fa dormire. E la camomilla ti fa restare sveglia per caso. Mi sa che il tè sì. Cosa che a me? E cosa che a me una volta? Il tè caldo a me lo fa. Mi fa benissimo. Ma dipende dal tè, perché c'è pure quello lì che ti fa restare sveglio. No, no, tranquillo. No, a me per me è più caldo. Fattore del caldo. Ah. A me proprio tutte le bevande calde mi fanno ti fanno rilassare. Sì. Ah. Invece quelle fredde mi svegliano. Vabbè, se bevi un po' d'acqua fredda ti no, ma pure il tè camomilla fredda. Basta che è freddo a me mi sveglia. Specie quando pure io quando voglio sta sveglio, bello sveglio. Il caffè cerco di priarlo freddo. Ah. Vabbè, il caffè a me com'è? Quindi se mangia la minestrina si addormenta su... Sì, eppure... Sì, mi rilassa pure da mangiare un bagaglio. Quindi alla tavola calda non ti puoi avvicinare perché ti addormenti, come stanno le cose. O ti rilassi. No, vabbè, no, roba diciamo tipo ecco come diceva lei, minestrina, sì, dopo vado a dormire. Quindi liquidi diciamo così, liquidi caldi ti... Sì, liquidi caldi. Poi vabbè io c'ho sta brutta cosa che sono pure romano, dopo un po' mi viene la pennichella. Vabbè, ci vuole, specialmente d'estate quando fa caldo e ti viene la biocco, ma pure d'inverno, quando fa freddo. E arriva la digestione. Io poi devo andare a dormire. Da giovane mi veniva a me succede. Adesso un po' meno. Però da giovane, per esempio, c'avevo sonno fino a quasi l'una. Poi superata l'una potevamo pure stare fino alla mattina dopo. Questione pure di abitudine, di resistenza al sonno. Vabbè, io stavo lì, noi infatti in comitiva se buttavamo un attimino
fino a mezzanotte in un bar. In un bar dove c'era una mamma, e poi partiti, e poi finito, passato l'una, partiamo tutti quanti. Tutti appassionatamente. Vabbè, ok, a proposito, che ora mezzanotte, ciao. Il video faccio. Salute. Perciò ci salutiamo. Eh sì, dai. Salutiamo. Allora, prima di lasciarci, facciamo. Dove siete voi? Siamo all'ingresso, siamo dietro di te, mi sa, Ah, ma sei dall'altro lato, mi sa. No, tu hai appena voltato. Sì, non mi vedo, per quello. Io sto dall'altro lato, sì. Ah, allora vedi qualcuno c'era dall'altro lato. Eccolo. Io sto vicino a. Ho messo anche io il pendaggio di del COVID. Ah, ok, sei di là. Capito, quale? Fabri? Ah, l'hai messo pure tu. Adesso sì, nel Mercedes sono messo anch'io a staccare. Quello mi pare che c'era pure una DLC che hanno fatto diverse accessori per COVID. Quella era la quando. Oui. No, quella regalavano, quella regalavano con l'evento. Sì, ci ha salutato Pochi, grazie Pochi. Per la serata. Ciao Pochi. Ciao Pochi. Grazie per la compagnia. Ha un po' di luci, io ce l'ho le luci. E quasi quasi le accendo pure io. Così io terminiamo la diretta in grande stile. Aspetta, arrivo pure io allora. Io ce l'ho le luci accese. Comunque, mo andiamo verso la chiusura della live. Eh sì, anche tu sì. Sei in diretta? No. No, lui non va mai in diretta. Allora fai tu. Stasera te l'onore di fare la chiusura della diretta. Allora, salutiamo a tutti. Sempre ringraziamo Dab che ci ha ospitati. E ringraziamo anche Barba Bianca 9339 e il nostro amico. E il nostro amico Ciuspo 93. Noi, quando volete, siamo sul canale Facebook della Donkey Transport e facciamo un po' quasi tutti i giorni lì per qualsiasi cosa. Poi da lì troverete tutti i nostri link. Bene, okay? Allora, grazie a tutti. Vai. Per essere stati con noi fino ad adesso. Come sempre vi ricordo che le live di Twitch saranno ripostate in replica sul canale YouTube Dab Logistica. Bene, da Bari è tutto. Grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao. Ciao.